Nella nona giornata del campionato di eccellenza Girone B si sfidano le prime della classe San Maurese e Ravenna, in un match che durerà per altre 25 partite da qui alla fine del campionato. Ravenna favorito per la vittoria del girone, conta le assenze importanti di Sov, Rispoli e Bazzi, ma che fa esordire dal primo minuto il neoacquisto Mandorlini. La San Maurese, che ha recuperato in settimana i reduci delle nazionali, è al completo e si schiera con il collaudato 4-3-3. Andriani in porta, Battistini e Mantovani sulle fasce, coppia centrale formata da Mastro Nicola e Babbini. A centrocampo ai lati di Bezzi ci sono Capitan Domeniconi e Scarponi, in attacco il tridente composto da Bonandi, Angelini e Liberti. Nei primissimi minuti è Ravenna a fare la partita, ma il match ha uno scossone già al sesto, quando il tiro di Bonandi, da oltre 25 metri, colpisce la traversa a portiere battuto. Al dodicesimo, punizione per la San Maurese da circa 30 metri. Il tiro di Bezzi impegna severamente Bovo, ma Ravenna si salva. Al quattordicesimo, Bonandi fa correre Battistini sulla destra. Il cross dell'esterno non raggiunge per un soffio Angelini. Al diciottesimo, altra chance dei padroni di casa. In contropiede con Domeniconi, che serve Angelini in profondità. L'attaccante entra in area, ma il suo tocco è respinto dal numero uno ospite. Al ventottesimo si chiude il triangolo tra Bonandi e Angelini, ma dopo il grande controllo e tiro dell'idolo dei tifosi, il tiro è respinto dal portiere. Un minuto dopo è Padovani a sferrare il gol, con un tiro al volo di Padovani. Al 38esimo, ultima azione del primo tempo, la crea Bonandi, che si libera sulla riga di fondo di un difensore, ma il suo tiro è ribattuto. La prima frazione si chiude con un risultato fermo sullo 0-0, ma la San Maurese ha creato di più. La ripresa riparte con il Ravenna in attacco, che ha una grossa occasione al decimo. Dal corner di Bardelli svetta Mandorlini, che mette fuori. Un minuto dopo Bonandi semina il panico nella difesa ospite, che si salva in angolo. Al quindicesimo, altra occasionissima per il Ravenna, ancora da angolo di Bardelli, che trova la testa di Mandorlini, fuori di un niente. Passa un minuto e Valle ha un buon pallone in area, ma il suo tiro è alto. Al 25esimo ancora Ravenna pericoloso, sponda di Valle per la corrente Bardelli, tiro deviato, esce di un soffio. Due minuti dopo il cross di Bonandi pesca libero Angelini sul secondo palo, colpo di testa fuori. È il preludio al gol. Al 28esimo cross di Bonandi, colpo di testa di Scarponi, la palla rimane lì, in area, Angelini spaccata la butta dentro, San Maurese in vantaggio. Al 31esimo punizione dal limite calciata da Padovani. Pallone deviato, finisce in angolo. Un minuto dopo, la San Maurese recupera un pallone e in contropiede Bonandi lancia Domeniconi. Il tiro è però centrale. Al 38esimo, da un rilancio di testa di Babbini, la sfera giunge ad Angelini. Tiro di sinistro, alto di poco. Nel finale, il Ravenna spinge alla ricerca del pari, ma nonostante 5 minuti di recupero, il risultato non cambia. San Maurese batte Ravenna 1-0 e vola in testa al campionato.